Diverse rassicurazioni nel tempo ci sono state, anche ufficiali, che gli uffici postali di Sapri sarebbero tornati a funzionare di pomeriggio, ma tutto poi è caduto nel vuoto. Era il 2022 quando lo SPCGL presentò al sindaco di Sapri e al capo agenzia delle poste di Sala Consilina una missiva per chiedere la riapertura pomeridiana e una pensilina per consentire agli utenti in fila di ripararsi dalla pioggia come dal sole. Da questa lettera noi non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi adesso si è ancora aggravato di più la situazione, perché molti cittadini sono venuti qua: come devo fare per la pensione? Deve andare all'ufficio postale. No, ma l'ufficio postale è chiuso. I cittadini purtroppo non sempre sono aggiornati, perché non è che tutti hanno internet a casa e via discorrendo, oppure il palmare. Chi gestisce allora i servizi pubblici o privati deve avvisare i cittadini. Il servizio è depauperato, funziona molto ma molto male. Noi torneremo alla carica, che desideriamo che l'ufficio postale funzioni anche il pomeriggio. Cioè, a me fa impressione, piove, 20-30 persone davanti all'ufficio postale perché non c'è una pensilina. Insomma, mettiamoci d'accordo per rendere la vita meno faticosa ai cittadini che hanno bisogno.